una fame. Ciao a tutti ragazzi, io sono Andrea e benvenuti in questo nuovo video. Sigla. Oh, allora, questo è un film interessante di cui oggi andiamo a parlare. Nuova recensione in sala, film del 2022. Parliamo del film The Menu, diretto da Mark Mylod. Il regista in realtà non che abbia fatto questi film che siano rimasti così tanto nell'immaginario collettivo, sinceramente. Ne ha girati 4, questo compreso, quindi non è stato secondo me così di impatto come dovrebbe. Cioè, nel senso, sapete, qui i registi che fanno 2 film ma sono già clamorosi. Questo qui, secondo me, no. Questo The Menu però era interessante il fatto che avesse un cast incredibile. Cioè, io ero super hypato, diciamo, da questo film. C'è Anya Taylor-Joy, bellissima, come sempre. Una delle mie attrici preferite. C'è il grandissimo Ralph Fiennes, ragazzi. Clamoroso. Poi c'è Nicholas Hoult, che è un bravo attore, veramente un bravo attore. E ci sono tanti altri, comunque, nel cast. Ma di cosa parla questo The Menu? Così il trailer io l'ho visto in maniera diversa. Comunque, sembrava tipo un thriller, diciamo così. La cosa interessante di questo thriller è proprio che la storia, appunto. Cioè, questi due, Nicholas Hoult e Anya Taylor-Joy, partecipano a questa degustazione che si fa su un'isola dove c'è questo rinomato ristorante. Ralph Fiennes farà appunto il cuoco di questo, come dice lui, il... come dice? Executive chef di questo ristorante. Lui è uno chef molto conosciuto in questo universo dell'ambiente del film. E niente, insomma, parla di loro che vanno a fare questa degustazione con una serie di portate molto interessanti, quel tipo di cibo avanguardistico, fatto di lavorazioni particolari, utilizzando ovviamente cibi e prodotti comunque del posto, quindi anche questo è interessante. Comunque, simpatica la divisione del film a portate, questo è sicuramente una cosa simpatica in un certo senso, anche se in alcuni punti per me la regia fa delle cose strane, roba un po', non lo so, non mi fa impazzire in alcuni punti, in altri molto però, diciamo che la fotografia già dall'inizio, in quelle scene, è molto interessante. Quello che secondo me questo film mi rende perplesso. E infatti scritta gialla, perché sono molto indeciso se considerarlo un film molto interessante o un film che voleva essere non si sa cosa. Purtroppo di molte cose ve ne devo parlare nella parte spoiler, quindi non le potrò dire. Però, come, cioè, io vi dico, due vanno a cena da sto chef. Che cos'è di thriller? Cosa c'è di thriller in questa storia? Secondo me è proprio quello il problema, la gestione del thriller. Potevano fare qualcosa di molto più surreale e andare a toccare alcuni punti che nel film vengono toccati in merito alla cucina, alla critica della cucina, all'amore per la cucina. Tante cose che sono interessanti anche come sono inserite in questo film, però avrei preferito qualcosa di più che già sai di base, che è un film, cioè paradossalmente il film ci viene posto come qualcosa che è di verosimile. Quindi mi sarei aspettato che magari durante questa cena sarebbe successo qualcosa di particolare per farlo arrivare al thriller, o magari giocando su certe cose sarebbe risultato una specie di thriller. Invece gioca in maniera diversa il film. All'inizio è qualcosa, nel mentre cambia, e fino a diventare a un certo punto commedia, black comedy, qualcosa di strano. Io non, forse non l'ho compreso io, potrebbe essere, non è che posso avere la conoscenza per poter giudicare tutti i film in modo corretto. Il mio modo di vedere questo è ovviamente anche una recensione abbastanza a caldo, perché non ho avuto possibilità di confrontarmi con nessuno praticamente, se non con chi ha visto il film con me. E quindi anche questo è, c'è da dire che poi magari a una seconda visione potrebbe cambiare la mia idea. Ero partito diversamente e anche secondo me il film si pone in un certo modo all'inizio e poi va in una direzione totalmente, non lo so, non l'ho
capito totalmente questo film. Sicuramente non è un film brutto, non è uno di quei film che dice questa è una stronzata assurda. Certe cose sono un po' troppo sopraelitiche per i miei gusti, per come è costruito il film, altre cose sono più riuscite, quindi è un film che lascia un po' interdetti in un certo senso, senza però togliere che le interpretazioni sono interessanti. Ralph Fiennes, secondo me, l'attore stratosferico, secondo me lo riconoscerete, lo conoscerete per l'interpretazione di Voldemort, veramente ottima, ma ha fatto film con Wes Anderson, ha fatto tantissimi film, cioè Ralph Fiennes è veramente un attore incredibile. Anche qui fa una buona parte, peccato perché potrebbe essere sfruttata molto meglio di come è stata sfruttata nel film. Anche tutti gli altri attori fanno delle parti abbastanza interessanti, Joy e Nicola Solto su tutti, che ovviamente sono i protagonisti, gli altri sono di personaggi di contorno che possono funzionare oppure no. Comunque, tralasciando questo, come vi dicevo inizialmente, il film tocca dei punti che sono interessanti proprio a livello, magari a chi piace la cucina in un certo senso potrà apprezzarli. Peccato però non vengano sfruttati per fare un film che voglia lanciare un messaggio interessante. Cioè, il film ci prova a mandare un messaggio interessante e magari in un certo senso ci riesce anche, come vi dicevo, l'amore per la cucina, l'arte unita alla cucina. Però poi va troppo sopra le righe e quindi questo viene tutto infangato. Anche tra i commensali ci saranno un critico, una critica di enogastronomica, come possiamo dire? Enogastronomica, vabbè, comunque del cibo. E ovviamente penso sia il capo redattore della rivista su cui vengono pubblicate le recensioni. Insomma, che ci dà un'idea con parole altisonanti, cose così, e situazioni che si vengono a creare siparietti con chi cucina, interessanti, che quasi vogliono dare una critica a queste persone. Succedono anche delle cose che criticano anche il cibo così tanto moderno, che esalta i sapori, ma perde dalla parte del gusto, non c'è più il gusto di mangiare. Ci sono tante cose in questo film, forse troppe per come viene impostato. Quindi The Menu è un film ambivalente, secondo me, che rimane nel mezzo. Quindi io più di 2,5 non gli posso dare a questo film, non mi sento di dargli più di 2,5, quindi Scritta Gialla, per un film che comunque può piacere tantissimo, come può far super schifo. Io non mi sento sinceramente di dire che sia un film orrendo, io ho visto, semplicemente sono sbagliate delle cose. Secondo me, se fossero state aggiustate con quei messaggi che vuoi dare a un certo tipo di società, diciamo, contemporanea, attraverso il cibo, attraverso il modo di l'amore anche per questo, in modi diversi ovviamente, sarebbe stato un film molto più riuscito e avrebbe reso sicuramente Scritta Verde. Così invece rimane, secondo me, un film un po' acerbo, no, non neanche acerbo, direi più che non sa bene che cosa vuole essere. Tutto qua. Questa è la mia recensione di The Menu, film che però comunque vi consiglio di andare a vedere, sicuramente se ne ha sentito parlare perché c'è un bel cast e quindi credo che valga comunque la pena di essere visto. Però fatemi poi qual è una vostra idea. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo The Menu qui sotto nei commenti, se vi è piaciuto o non vi è piaciuto, se non l'avete visto, se l'avete visto oppure no. E noi ci vediamo al prossimo video con tutti coloro che non l'hanno visto. Invece tutti coloro che l'hanno visto possono continuare a vedere il video, perché adesso cominciamo le parti spoiler. Intanto di voi fa il diluvio. Voi seguitemi su YouTube, Instagram e Facebook. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Quindi, spoiler! Allora, cominciamo. Ci sono scene molto fighe in questo film. Vi dico, tipo, quando fanno i menù, poi inquadrano il mare, inquadrano cose strane, fanno inquadrature storte. Non le capisco queste cose, sembrano così, buttate a caso. E il menù inizialmente ha una sua valenza, poi diventa comico, il cheeseburger. Cioè, non si incastrano queste due parti, sono due parti diverse. C'è una parte che è in quel modo, che sembra interessante, poi succedono cose che lo fanno totalmente andare in un'altra direzione, che io ho trovato fuori luogo, stona con la prima parte. È troppo forzato certe situazioni, senza poi neanche
facendoci capire qual era il messaggio di questo. Cioè, in questo ristorante, è un ristorante che è aperto da 1000 anni, non è mai successo niente, mo succede tutta sta cosa perché ha radunato questo e questo e li vuole far fuori tutti. Cioè, è costruito in maniera strana, non saprei. Ci sta che lui vuole criticare il classico cliente che mangia e non si ricorda neanche uno dei suoi piatti, scena pure figa, però nel contesto, boh, non si capisce, vuole far ridere e poi vuole dare un messaggio importante. I critici che usano tutte parole, oh, questa secondo me è fatta male, lui gli porta una cosa così grossa di quella fatta male, come a dire, magari è fatta apposta, che è così, Potrebbe essere, no? Il personaggio ha un legame con il cuoco protagonista, ma quello che succede è super, super eccessivo, totalmente sopra lì, quello che si suicida, che si spara in bocca, perché la sua vita non sarà mai a livello dello. Cioè, boh, e tutti stanno lì, oh, che succede, oh mio Dio, che ci sta, però è proprio, cose, succedono cose, lampi, lampi, cose che non hanno Valenza, poi li lasciano scappare, diventa quelli che scappano, tutti feriti, mezzi, e li acchiappano, cioè, boh, non lo so ragazzi, ci sono scene interessanti, secondo me la prima parte funziona molto meglio della seconda, che non capisco perché vuole far mezzo ridere, mezzo no, mezzo è serio, mezzo il messaggio è interessante, cioè è tutto un po' mezzo, e quindi secondo me, non lo so, scene che si possono ricordare. Ce ne sono, anche quella del capo con le ali da angelo che cade nel mare, che era colui che aveva finanziato il progetto, però era per secondi fini, quegli altri che invece lavorano sempre con il capo di tutto Ambaradan, diciamo, che avevano problemi con il fisco, insomma, robe a livello fiscale, insomma, una cosa, tante cose. Tutte riunite per questa cosa del cuoco che ama il cibo? Sì, ama il cibo, lo reinventa? Sì, non è detto che piaccia, però il suo amore cerca di trasmetterlo con i suoi piatti. Lei che non vuole mangiare perché dice queste cose, che cazzo se mangia, il sasso, c'è un sasso con un fregnetto sopra. No, ma mangia, assaggialo perché è un percorso culinario che ti farà arrivare a. Addirittura lui stesso si reinventa lì per lì, perché dice: io ho considerato che mangiando tutte queste cose ci si sazia. Come mai tu ancora non sei sazio, c'è ancora fame? E poi la scena finisce in cui lei gli fa fare il cheeseburger, che lui lo fa benissimo perché sa fare anche quel tipo di cucina. Ma secondo lei ha perso il gusto del mangiare, il gusto di un piatto ricco di cose che non solo hanno un gran sapore, ma anche che ti danno proprio il gusto. Quindi ci sono tante cose nel film e alcune scene funzionano veramente bene. Secondo me altre no, altre non si capisce che cosa vuole essere questo film. Quindi il mio voto 2,5 è dato dal fatto che alla prima visione non riesco a farmelo andare giù. Secondo me alcune scene sono troppo forzate rispetto all'incipit di questo film. Secondo me la potevano gestire molto diversamente. Prendendo un sacco di questi elementi, avrei potuto creare ma anche che ci vai un thriller di questo senso, come se lui si vuole vendicare, ma vendicare in un modo diverso, non così teatrale, così eccessivo, come fanno notare anche i personaggi, teatrale, proprio come i giapponesi, qua, di là, tutto messo in ordine, però teatrale. Ci sono delle cose interessanti. Però secondo me, in mano a un altro regista sarebbe venuto poi un filmone. In mano a lui rimane nel mezzo. E quindi questo è The Menu, film che mi ha convinto solo in parte. Quindi il mio voto è 2,5 su 5. E fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo film. Ci sono scene che vi hanno colpito in particolar modo. Fa ridere che finisce con il coso che esplode, il posto che esplode, lei che se magna sto cazzo di cheeseburger, che evidentemente era veramente buono. Perché comunque il nostro cuoco cucinare sapeva cucinare. Semplicemente si era reinventato, forse perdendo la strada del vero gusto del cibo, del saper mangiare, però questo è.
nel film ci fa capire che lui è amante della sua, del suo lavoro, lo ama, ci mette tutto se stesso, come anche le persone che lavorano con lui, quindi ci sono tante cose interessanti, però molte altre troppo sopra le righe, troppo esagerate. Fatemi la vostra idea, fatemi sapere cosa ne pensate, questa è la mia, che mi ha lasciato un po' interdetto, per essere sincero, mi aspettavo qualcosa di più interessante, per il mio gusto è un po' esagerato su alcune cose, e vabbè, e quindi il voto 2,5. Noi ci vediamo al prossimo video, seguitemi su Instagram, prima su YouTube però, e mi sbaglio, se mi vedete Instagram prima, e YouTube proprio dovete seguirmi, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni, e noi ci vediamo anche su Instagram perché carico un sacco di storie, opinioni e cose per voi, e anche su Facebook dove carico il video, il link, niente di che Facebook in realtà. Alla prossima! Questo è che farebbe uno che si mangia un piatto del genere, perché alcuni hanno veramente figli, veramente interessanti, altri la roccia, le piante. Ciao a tutti.